Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Chiacchiera da Bar, qui al bar della psicologia. Oggi parliamo di disturbi alimentari. Premetto, è un video molto complesso, penso che, non lo so, di aver fatto tipo 8 retake, perché ho sempre paura di usare le parole sbagliate per affrontare una cosa del genere. È un tema delicatissimo, molto profondo, ancora oggi molto complicato, basti pensare al tipo di alleanza che va creata tra il terapeuta e il paziente o cliente. Spesso e volentieri è molto complicato raggiungere una sorta di livello di fiducia reciproco, perché c'è sempre la paura che uno dei due menta all'altro, cosa che di solito non è vera, ma è più una paura infondata, tra virgolette. E di conseguenza mi sento di voler trattare questo tipo di tema nel modo più leggero possibile, con la speranza di darvi un'altra chiave di lettura, o di darvene una se non ne avete, o di mettervi al corrente di cosa sia un disturbo alimentare. Partiamo dal presupposto che come disturbi noi abbiamo anoressia e bulimia. L'anoressia è sostanzialmente essere estremamente sottopeso, con tutte le poi ricadute fisiche che ne consegue. Invece il disturbo alimentare, che è la bulimia, è maggiormente suddiviso in estremi momenti di consumo di cibo ed estremi momenti in cui il cibo non viene consumato affatto, oppure si vomita. Solitamente quasi tutte le anoressiche, e usiamo il femminile perché tendenzialmente questo tipo di malattia colpisce molto più le donne degli uomini, tendono ad avere un periodo bulimico. Ne consegue che a un certo punto, in modalità sopravvivenza, il corpo cerchi cibo ovunque possa trovarlo, ma anche la stessa persona che si autodisciplina a non mangiare ad una certa perde il controllo. Controllo che poi la porta a riacquistare magari 1 o 2 kg, non di più, tendenzialmente. Che possono prolungare il suo span di vita, ma che poi vengono subito persi. Tecnicamente, quando parliamo di anoressia, facciamo riferimento ad individui che consumano piccolissime quantità di cibo e, una volta consumate, sentono l'estrema necessità di doverle bruciare. Questa sorta di corsa al perdere le calorie che sono state appena ingerite è fisiologica e solitamente nasce da un enorme senso di colpa. Senso di colpa che contraddistingue anche l'obeso per alcuni frangenti, in modalità diversa. Facciamo un po' di esempi per essere un pochettino più chiari. Nel caso dell'obeso c'è una fame, che è una fame psichica, di divorare un oggetto che non esiste più o che è stato perso. Come abbiamo visto anche nel video della depressione, quando parliamo di lutto parliamo sempre di oggetto. E con oggetto si intende un qualcosa in cui è investita dell'energia che improvvisamente non è più a portata di mano, non è più considerabile nostro. Di conseguenza si cerca di riaverlo. E come lo fa l'obeso? Divora e mangia tutto. Mangia cercando di introiettare quello che è stato perso prima, abbiamo detto, che però non viene realmente rintroiettato. Anzi, è semplicemente un modo per sentire quell'enorme senso di calore che dà la sazietà, che è una reazione fisiologica quando si mangia molto perché il sangue affluisce allo stomaco e di conseguenza si ha una sorta di effetto piacevole, che subito dopo si tramuta in senso di colpa. Oh mio Dio, ho mangiato troppo. L'anoressica tende magari a vomitare, l'obeso invece no, mangia e trattiene dentro di sé. Spesso l'anoressica è anche una persona che ha problemi nella gestione del suo quotidiano. Problema che potrebbe essere direttamente correlato a una coppia genitoriale che è troppo intrusiva nei suoi confronti. Per questo l'unico controllo manipolatorio che si può avere è nel cibo che viene introiettato. Ma non è solo questo. Di fatto può accadere che in alcune situazioni susseguite a abusi, stupri, violenze, ci sia un rifiuto del cibo a causa di una sorta di repulsione verso se stessi. Mi è capitato di incontrare persone che hanno avuto dei grossissimi problemi e disturbi in termini di alimentazione in seguito ad abusi. Perché? Perché volevano sparire. Cosa che mi dicevano proprio loro: io voglio sparire, voglio non poter creare più una situazione come quella che mi è capitata, perché sono stata predata da una persona che in me ha visto qualcosa di bello. Io devo togliere il bello da me per evitare che quella persona cerchi di predarmi, di divorarmi di nuovo. È assurdo delle volte come, da un punto di vista simbolico, noi cambiamo
quelli che sono i significati, quelli che sono i sensi degli accadimenti che ci capitano. Però succede anche questo. La psiche lavora per ossimori, per contrari, condensa, spesso e volentieri dimentica, e Freud sulla rimozione ci ha fatto libri e libri e scritti, per cui non dobbiamo stupirci che questo possa accadere. Anzi, deve esserci molto chiaro. Un'altra cosa un pochettino più tecnica è il modo in cui il pasto viene consumato. Se il pasto viene consumato in un ambiente che noi possiamo definire tossico, per cui abbiamo poco tempo per mangiare, abbiamo del cibo di scarsa qualità, la persona vive una condizione socio-economica bassa, questo è molto più frequente negli Stati Uniti che nel panorama italiano, tende ad avere più probabilità di contrarre questo tipo di malattia. Perché l'ambiente in cui avviene la consumazione del pasto è un ambiente caotico, rumoroso, del quale ci si deve riparare. Per cui o lo si rifiuta, di conseguenza si cerca di sganciarsi il prima possibile, oppure si introietta cibo con lo scopo di introiettare calma, di divorare tutto quello che c'è intorno a noi per avere sazietà, quel senso di benessere di cui parlavamo prima. Ora che abbiamo visto un po' l'anoressia in senso generale e qualcosina della bulimia, nella seconda parte vediamo un po' meglio l'aspetto bulimico e l'aspetto dell'obeso e ne chiacchieriamo assieme. A tra poco! Bene ragazzi, in questa seconda parte avevamo detto che avremmo parlato un pochettino meglio di quella che è l'obesità e mi sono voluto concentrare un pochettino sul concetto di senso di colpa. Per cui questo senso di colpa che potrebbe nascere delle volte da un rifiuto da parte dei genitori. Abbiamo visto come tendenzialmente la coppia genitoriale spesso e volentieri sia accusata, tra virgolette, di un ipotetico fallimento filiale sotto il profilo psichico o di gravi difficoltà. Però è da metà, se non fine, del Novecento che ci sono questi dubbi, che ci sono queste idee che tuttora vengono portate avanti, per cui il tentativo spesso, anche nelle varie psicoterapie, non è solamente quello di curare il disturbo, ma cercare anche di migliorare il rapporto che c'è nei confronti dei genitori, quando è possibile farlo ovviamente. Nel caso di genitori che sono deceduti o genitori che vivono troppo lontano, non è mai facile, però sicuramente un buon attaccamento è preventivo dei disturbi futuri o di comportamenti che potremmo definire borderline, gravi oppure antisociali, come in questo caso autodistruttivi o autosabotanti. Un esempio che chiarisce il tutto è: mangio, divoro perché io non merito di essere esteticamente bello. Non valgo, dunque non valendo, è giusto che io mi permetta di essere non guardato, non trovare un partner, non avere felicità, non stare bene. Si può manifestare anche al contrario. Mangio nel tentativo di essere visto, aumento la mia mole affinché qualcuno noti la mia presenza, perché è stato magari particolarmente ignorato durante la fase della creazione dell'attaccamento, che è la diade, per cui mamma bambino. Diventa sempre complesso trovare una causa prima, originaria. Spesso quando parliamo di disturbi alimentari parliamo anche di disturbi che hanno un'origine molto più atavica, e il comportamento disfunzionale nell'alimentazione è una cosa secondaria, cioè che nasce in modo adattivo solo col tempo. Per cui ce n'è da scavare quasi sempre sotto questo aspetto qui. Concentriamoci anche un attimo sulla terapia e quello che si può fare stando con una persona che soffre magari di anoressia o sta affrontando una dieta o sta affrontando un percorso per vincere la bulimia. Sempre rispetto, mai pietà. È una persona che soffre. L'obeso non è obeso perché pecca di gola, è un meccanismo psichico interno. Noi non sappiamo da dove nasca. Anche se una persona può essere tua amica fin dalle elementari, tu non puoi essere a conoscenza di determinati fatti o situazioni. Come nel caso dell'anoressica precedentemente, che ha subito l'abuso e vuole sparire, l'obeso potrebbe essere il bambino che vuole finalmente essere riconosciuto.
non il ragazzo dalla buona forchetta a tavola. Sono degli aspetti molto importanti, per cui è una condizione di vita. È chiaro che sono condizioni di vita ed esistenziali alle quali ci si arriva in un modo soltanto, con la privazione o con l'eccesso di cibo. Ma come il binge eating è compensativo, pensate che dopo l'11 settembre c'è stato un consumo smisurato di cibo nel panorama americano, questo giusto per darvi un'idea di quanta compensazione è stata fatta in seguito a quell'evento. Così una persona di tutti i giorni, con lo stress di tutti i giorni, con dei disfunzionali metodi di difesa, potrebbe avere bisogno di sfamarsi, nutrirsi molto di più. Non per una questione calorica, ma per altre questioni che sono state viste fino ad ora. Per cui, tornando alla terapia, sono persone che hanno la loro buona dose di cime da scalare, di bandierine, di traguardi da piantare e vanno trattate come tali. È stato visto che l'aspetto farmacologico è importante ma molto secondario. Se l'obeso inizia a fare incetta di dimagranti, diuretici, cose che sono spesso utilizzate anche dalle anoressiche, di lassativi, non perderà peso. Anche i farmaci che riducono l'appetito, una volta che vengono tolti, anche se la persona ha perso 30 kg, nel giro di molto poco tempo tornerà al peso precedente, perché non è stata rieducata a mangiare, per cui sotto la sfera cognitiva e comportamentale non è stata rieducata, non ha ottenuto un corretto modo di svolgere quello che è il fabbisogno giornaliero di nutrirsi e di conseguenza tornerà a dei meccanismi disattivi. E la possibilità di avere un sostegno è sicuramente di successo. Un'anoressica, se non è seguita da un percorso psicologico, l'unica cosa che fa è utilizzare farmaci. Dunque l'aspetto farmacoterapico è sicuramente molto importante nei casi più estremi, ma non è sostitutivo e non è esaustivo per poter arrivare a una condizione di benessere. Però per oggi noi ci fermiamo qui, perché andare oltre richiederebbe un altro video ancora. Casomai ne facciamo una seconda parte più specifica, fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti. Iscrivetevi al canale, se vi fa piacere, a me aiuta molto. Anche per oggi la nostra chiacchierata finisce qui. Parliamone, correggetemi, date la vostra opinione. Se avete delle esperienze, vi fa piacere condividerle. Io sono qua. So che l'argomento è un argomento, come ho detto all'inizio, delicato. Spero di aver usato le parole giuste. Di conseguenza, se dovete mazziarmi, mazziatemi. Grazie, alla prossima!